Grazie a tutti e a tutti, grazie per essere qui a questa mostra che rivive la storia di Madre Cabrini attraverso le opere dell'artista Meo Carbone. Ringrazio la vicepresidente della Camera, Anna Scani, per la sua presenza qua oggi. Ringrazio tutti voi e lascio la parola alla vicepresidente. Grazie. Grazie mille. Buon pomeriggio, benvenuti alla Camera dei Deputati in questo luogo meraviglioso. Per me è un piacere essere con voi per inaugurare la mostra Madre Cabrini e gli Angeli Pellegrini, realizzata da Meo Carbone, che saluto e ringrazio per aver messo il suo talento artistico a disposizione della storia italiana e per essere qui con noi oggi. Saluto e ringrazio Cristian Di Sanzo, l'onorevole Cristian Di Sanzo, l'amico Cristian Di Sanzo, per aver voluto e portato in Parlamento queste opere di grande valore anche educativo e per avermi coinvolta in questo importante progetto. Attraverso la raffigurazione della vita e dell'opera di Francesca Maria Cabrini, fondatrice delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, De Meo ha raccontato una drammatica realtà del nostro tempo passato, troppo spesso taciuta o dimenticata, e in realtà della quale si tende a parlare con una certa superficialità, la massiccia e talvolta tormentata emigrazione italiana negli Stati Uniti. Tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, milioni di italiani dovettero abbandonare la propria terra e la propria casa in cerca di una vita migliore, un lavoro, una sicurezza economica per sé e per la propria famiglia. Una gran parte di questi emigrati approdarono negli Stati Uniti d'America e insieme alle opportunità, che in patria non trovavano, dovettero affrontare spesso ostilità, pregiudizi e vere e proprie discriminazioni. Proprio in quegli anni Madre Cabrini decise di trasferirsi negli Stati Uniti d'America per dedicarsi alla cura dei connazionali, alla formazione di altre missionarie. La sua opera ebbe un successo straordinario e questo fu dovuto all'azione capillare di un gran numero di scuole sparse strategicamente in tutti gli stati. Le suore missionarie aiutavano gli emigrati in difficoltà a trovare lavoro, a richiedere assistenza legale, a ricevere cure mediche, a sbrigare pratiche burocratiche, ma non solo. Li aiutavano soprattutto a sentirsi persone, a sentirsi riconosciuti. L'azione di Madre Cabrini e delle sue missionarie non era puramente assistenziale, ma anche educativa. Da un lato sostenevano gli emigrati nel rinforzare la loro identità, dall'altro, agendo su una delle cause della discriminazione, come l'incomunicabilità linguistica, facilitavano la loro integrazione nella società americana. Maestra, consigliera, consolatrice, amica, Francesca Maria Cabrini fu tutto questo e molto altro per i tanti emigrati italiani in difficoltà, a cui restituì dignità e speranza, fornendogli assistenza, aiuto pratico e sostegno spirituale. Grazie a lei, tante donne italiane emigrate hanno cominciato a prendere consapevolezza del proprio ruolo e a diventare protagoniste in prima persona nella società. Un lavoro intenso e radicato, che ha permesso alla congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di continuare a espandersi nel mondo anche dopo la sua scomparsa. Il suo esempio può e deve essere tutt'oggi di ispirazione nell'affrontare con intelligenza e umanità la questione delle grandi migrazioni e con la convinzione che l'incontro tra popoli possa e debba arricchire tutti attraverso il dialogo, la solidarietà, l'inclusione e il rifiuto dei pregiudizi e delle discriminazioni. Madre Cabrini è stata una missionaria, ma soprattutto una donna in grado di anticipare i tempi, non solo nei confronti del fenomeno migratorio, che sarebbe divenuto centrale nei decenni successivi in tutto il mondo, ma anche dando prova della capacità femminile di cambiare con coraggio, diplomazia e creatività la propria realtà e quella degli altri. Per tutte queste ragioni, dopo la sua morte, Francesca Maria Cabrini venne proclamata prima beata, poi santa, e infine venne dichiarata celeste patrona di tutti gli emigranti. Prima di ascoltare il videomessaggio del collega presidente della Commissione Cultura, l'onorevole Federico Mollicone, ricordo che la mostra rimarrà esposta e accessibile al pubblico qui nella sala del Cenacolo della Camera dei Deputati di Vicolo Valdina fino al prossimo 9 febbraio, per chiunque voglia ammirarne la bellezza delle opere e saperne di più su un pezzo importante della storia italiana, la nostra storia. Grazie per l'attenzione e buona continuazione. Ciao.
Ringrazio il collega Di Sanzo per l'invito a una conferenza parlare sull'intelligenza artificiale a Bruxelles. Non mi permette di essere presente con voi in questa importante iniziativa culturale, ma ho voluto comunque qui da Bruxelles celebrare la storia di Santa Francesca Cabrini, suora missionaria, simbolo della speranza e dei sogni degli emigrati italiani negli Stati Uniti. Tra loro c'erano anche mio nonno e suo fratello, che regolarmente aprirono un negozio di cornici sulla Quinta Strada, ma poi tornarono in Italia e misero su famiglia. Ci sono i loro nomi ancora sui registri di Ellis Island. Vedete, l'emigrazione italiana ha fatto grande gli Stati Uniti, l'Europa e molti altri paesi nel mondo. Ci sono tante Italie nel mondo. Gli italiani hanno sempre avuto un inserimento difficile, discriminati prima, integrati poi, da paria ai vertici delle nazioni che li aveva accolti. Madre Cabrini, Santa Cabrini, ha avuto un ruolo centrale nella crescita della comunità italiana negli Stati Uniti e in molte altre parti del mondo. Attraversò le terre di Centro America, il Brasile, l'Argentina, l'Europa e gli Stati Uniti in treno e persino a piedi, fondando un totale di 67 istituti tra scuole, ospedali e orfanotrofi. Le opere di Meo Carboni, che oggi presentiamo, colgono in pieno questa grandezza, questa santità. Le tradizioni religiose e culturali ricoprono un ruolo fondamentale per far rimanere le comunità emigrate indissolubilmente legate alle radici d'Italia. Stiamo lavorando alla valorizzazione in questo senso del turismo delle radici, segmento fondamentale per il turismo italiano che tra le altre cose ha un importante valore economico. Vedete, il turismo delle radici rappresenta un legame speciale, unico, tra gli italiani all'estero e i luoghi delle loro origini, offrendo l'occasione di visitare e vivere gli spazi, i paesaggi, le città, i luoghi, i borghi dei loro antenati, di riscoprire o creare connessioni profonde con quelle che sono la cultura dell'appartenenza, della propria storia, della propria famiglia, della nostra nazione. La promozione di figure come Madre Cabrini è quindi determinante proprio per mantenere vivo e saldo questo legame. Visiterò sicuramente la mostra al mio ritorno. Come dissero molti suoi fedeli dopo la sua morte, l'italiano Colombo aveva scoperto l'America, ma solo lei, Madre Francesca Saverio Cabrini, aveva scoperto gli italiani di America. Vi saluto. Grazie, ringrazio la Presidente Ascani veramente per la sua presenza qua, che è veramente significativa, che riusciamo a portare queste opere alla Camera dei Deputati. Ringrazio il Presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone, che anche se non è potuto essere qua, ci ha tenuto a farci sentire la sua vicinanza e presenza. Abbiamo voluto portare oggi qui nella Sala del Cenacolo, la Camera dei Deputati, in questa istituzione, le opere che mostrano l'impegno chiaro, evidente per i migranti, per gli italiani d'America, di una donna semplice che con la forza della fede e soprattutto con la forza dell'umanità animava le sue azioni e ha contribuito a cambiare l'America con un'azione dal basso verso l'alto, a contatto con quelle comunità degli italiani migranti che erano diventate a volte uno scarto della società invece di trovare un posto, un luogo dove realizzare il sogno di una vita, il sogno di una vita lontana dalla povertà. In questo senso l'azione di Madre Cabrini è stata davvero significativa, di aiuto per le nostre comunità all'estero. Lei ha incarnato la volontà di accogliere i più deboli e ha dato loro una speranza, un'accoglienza dignitosa, una cura per chi era ammalato e un inserimento progressivo nella società, aiutandole anche con procedure burocratiche, amministrative, comunicazioni, traduzioni, tenere il contatto con le famiglie di origini. Ha svolto un po' il ruolo dei consolati, se vogliamo, Madre Cabrini veramente dando un aiuto dal vivo alle nostre comunità italoamericane. Il tutto con un'attenzione particolare alle donne, alla promozione della loro dignità. Vedremo anche nel trailer del film che esce quest'anno. Quest'anno esce il film sulla vita di Madre Cabrini, di cui avremo un piccolo trailer, che vedremo le difficoltà che lei ha trovato a costruire la sua opera,
come donna che si è scontrata, ha lottato con le istituzioni proprio per dare un supporto, una vicinanza ai tanti italiani d'America. Una volontà diventata operosa in maniera chiara che si evince dalle opere del maestro Carbone, che potete vedere qua al centro della sala, e ora il maestro parlerà tra poco. Un'operosità che si aggiunge alla dimensione spirituale, che ci permette di definirla l'angelo dei migranti. Madre Crabini era una donna esile, nata a Sant'Angelo nel 1850, maestra con una grande attenzione al prossimo e alla società. Aveva capito che il mondo stava cambiando, già allora, che i flussi migratori che avrebbero caratterizzato la nuova società e si stava venendo a formare quella che è stata una grande onda di immigrazione italiana nel mondo, e l'aveva intuito prima di tanti altri. Questo l'ha portata poi a contatto in tanti viaggi, a fare opere caritatevoli in Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna, America Centrale. Nelle Americhe forse ha lasciato il suo lascito più importante, consistente, soprattutto negli Stati Uniti. Una visione, quella di aiutare gli immigranti italiani, che ci ricorda le condizioni di estrema sofferenza che vivevano, ma anche di forte discriminazione. Per me è un esempio quando madre Teresa Cabrini andò a New Orleans, dove ci fu il grande massacro verso la fine dell'Ottocento di alcuni italiani. Lo dico perché è una zona alla quale ho vissuto vicino, vivendo nel Texas, negli Stati Uniti. È una cosa che ha lasciato un grandissimo impatto nella comunità italiana ancora oggi, dove molti italiani furono linciati dalla folla a causa dell'uccisione del capo della polizia, che si venne poi a scoprire, gli italiani non c'entravano niente, quindi con un giudizio sommario la folla decise di ucciderli pur essendo innocenti, proprio per la discriminazione. Madre Cabrini andò lì e decise che da questa sofferenza doveva nascere qualcosa, e fece nascere un orfanotrofio e un ospedale. Quindi la sua azione ha voluto proprio essere quella di promuovere la nostra italianità, la nostra comunità, il nostro senso di comunità nel mondo. E la Chiesa l'ha voluta ricondicare come santa, e diventata appunto nel 1946 la celeste patrona di tutti gli emigranti. Oggi, grazie alle opere di Meo Carbone, possiamo fare un tuffo in quel contesto e immaginare come avrebbe operato in questo tempo così veloce di cambiamenti, con tante nuove povertà, non solo materiali. Un'occasione, insomma, per ricordare la storia dell'emigrazione, della nostra comunità di italiani nel mondo, la nostra comunità italoamericana, e riviverla attraverso l'espressione artistica di Meo Carbone. Grazie. Grazie a tutti voi che siete qui a che cosa? A celebrare un evento, cioè quello di Padre Cabrini. All'inizio della mostra c'è una borsa. Questa era la borsa di Santa Francesca Cabrini, che l'ha accompagnata per tutta la sua vita. Forse se la apriamo c'è ancora qualcosa di lei che parla. E in questo caso stiamo celebrando, perché Santa Francesca Cabrini in questo momento forse sta celebrando, sta aleggiando su di noi per cercare di stimolare a noi che cosa? Stimolare la sensibilità verso gli altri, perché in fondo questo è sempre un grande progetto del Papa, quello di stimolare ognuno di noi a qualche cosa di diverso. Che cos'è il diverso? Ecco, potrebbe essere quello accanto a noi, il diverso poi dopo c'è quello un po' più in là, quello ancora più in là, quello che sono oltre le navi, le barche e così via. Ok, non vogliamo fare, però ecco, Santa Francesca Cabrini è stata nel 1950 proclamata patrona universale delle migrazioni in generale, perché l'uomo è un emigrante, l'uomo continua a camminare. Questa mostra non stiamo parlando solo di Santa Francesca Cabrini, perché? Perché io ho incontrato Santa Francesca Cabrini tramite che cosa? Intanto io sono nato in Puglia, nel 1958 arrivo a Roma, e adesso posso dirvi una cosa fondamentale, che è una cosa allucinante. Praticamente io abitavo a Via Sardegna e Via Sicilia, sono due strade parallele. A Via Sicilia c'è
la casa, una chiesa fondata da Santa Francesca Cabrini nel 1905, perché lei, mentre andava tra l'America, l'Europa e l'Italia, nel frattempo si dedicava a costruire, a fare, oltre che costruire appunto orfanotrofi, costruita anche, perché il Papa di allora le disse per il millennio che voleva avere una chiesa dedicata al Redentore. E allora lei fu la prima che rispose al Papa, perché nessuno rispose di dire: ecco, sono pronto a costruirti una casa, una chiesa. E lei, e allora il Papa gli mandò subito un primo assegno dicendo: ecco, bene, comincia i lavori. E così, adesso non vogliamo parlare, però ecco, parlare di Santa Francesca Cabrini, che vuol dire? Vuol dire parlare dell'emigrazione italiana, che è fondamentale, una pagina che noi, ormai quasi sono 30 anni, nel 2025 sono 30 anni che io vengo a conoscenza dell'emigrazione, cioè nel 1995 a Chicago, dove ero ospite a Casa Italia. Che cosa facevo a Chicago? Facevo una mostriciola così, dedicata alle divinità indiane in occasione della scoperta dell'America, che era il 1992. Questa mostra poi dal 94 è partita per l'America, ha fatto Miami, Orlando, Chicago, South Lake, San Francisco. Siccome gli artisti non si fermano mai, mentre ero a Chicago, ero ospite a Casa Italia, vidi una documentazione fotografica, la storia degli italiani a Chicago. Che significa? Ah, dico, ma guarda, stiamo parlando di 30 anni fa. In Italia non si parlava di emigrazione fin quando non ci sono gli immigrati. C'è una storia che effettivamente la mostra vuole restituire dignità a quelle immagini, sfolgorare quelle immagini che non hanno avuto il, che hanno sofferto, perché cosa? Per un futuro migliore per loro che vivevano lì, ma anche un futuro migliore per gli italiani stessi in Italia, per restituire, per dire immagine, cosa. E così da lì nasce, vedo questa documentazione che dice: ah, ecco, sarebbe bello parlare di emigrazione in Italia. E così è nato. Io intanto ero in un'altra direzione come artista, ero molto più astratto, però ecco, nel 1996 facemmo la prima mostra a San Benedetto del Tronto, che erano i primi documenti pittorici, che erano molto scuri allora, adesso invece sono molto più gioiosi, più belli, perché cosa? Per dare un tono di bellezza, perché altrimenti bisognerebbe soltanto vedere le fotografie scure e che cosa che indicano, che cosa indicano, la sofferenza. Tant'è vero che mi dicevano: ma perché questi colori scuri? Vabbè, non è che mi mancava il colore, però era il fatto che per dare il senso della sofferenza avevamo bisogno di tramandare queste immagini attraverso dei colori scuri e via. E allora facciamo la prima mostra, e allora dal 1996 poi siamo andati avanti. Nel 2005 la mostra sulle migrazioni è stata fatta all'Archivio Centrale di Stato, dove c'erano i documenti dell'archivio, le fotografie di Dominica e i miei dipinti. Poi nel frattempo io mi dovevo sempre di più staccare dalle fotografie, e nel 2013 al complesso del Vittoriano è stata fatta una mostra dedicata, si chiama The Dream, per non dimenticare, presentata da Gianni Letta, quella mostra che è stata un successo veramente fenomenale. Ecco, per arrivare poi lentamente, nel 2017 c'è stato il centenario della morte di Santa Francesca Cabrini, con eventi a Milano, a Roma, a Genova, da dove partivano gli italiani, e poi a Chicago. E adesso veniamo lentamente che veniamo a questi giorni, ed ecco, con questa mostra bellissima che io spero che non vuole essere un disagio. Ecco, questo è per ricordare il nostro passato, che non venga mai meno, perché quello è fondamentale per noi che siamo presenti, ma anche per quello che dobbiamo educare gli altri a che cosa? A che cosa? A essere umani, perché oggi come minimo si parla sempre di difficoltà, di cose, però ecco, spero che Santa Francesca Cabrini in questo momento entra nei nostri cuori per dire grazie di questo splendido luogo, grazie all'onorevole Ascani, al Cristian Di Sanzo, al Mollicone, che appunto abbiamo avuto questo messaggio, e dirvi grazie a tutti voi che mi avete ascoltato, e spero che non sia stato troppo lungo. Grazie. Grazie a Meo Carbone per queste opere, questo bellissimo contributo che siamo felici di ospitare alla Camera. E ora, ecco, credo sia arrivato il momento anche di guardare le opere
e appunto godere anche di queste opere artistiche. Quindi grazie davvero a tutti voi, grazie.